Allora, partiamo ovviamente premio atleta del mese di gennaio. Chi poteva aprire un nuovo anno di premiazioni se non un bomber di razza? Uno che ha nel DNA la capacità di sapere anticipare gli avversari. Uno che piace mettere in difficoltà gli altri, ovviamente, sul campo di gioco. Dopo i 10 gol segnati da settembre a dicembre del 2015, è tornato in campo nel 2016 con la consueta grinta e l'incredibile frutto da pura punta, riuscendo a realizzare altre 5 reti. Lui è uno che ha il vizio del gol e proprio non l'ha perso, nemmeno negli approdi, come ricorda la vittoria nel derby. Un bel applauso all'attaccante del Parma, calcio 1913, Yves Varane. Dello sport di Parma. Bellissima Jessica Fontana, che è stata anche Miss Parma, consegnerà appunto il premio a Corrado. Mettetevi ovviamente a favore. Eccolo qua, il vostro premio. Siamo partiti alla grande. Ecco ragazzi, vi ricordo che ci sono anche le telecamere, quindi un saluto anche ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa su TV Parma per questo premio importante. Grazie Presidente, allora lasciamo parlare a Giancarlo Cece per un'intervista da quella parte, grazie. Vedo che alza le sopracciglia, non abbiamo ancora guardato nessuno con un microfono, però ci devi dire tu che hai fatto azioni decisive di canoniere l'anno scorso, quest'anno continua a avere scontato. È ritornato, è arrivato un nuovo allenatore, ti ha trovato il ruolo giusto. Buonasera a tutti. Intanto ringrazio tutti per questo premio. Sono contento di far parte di questi atleti perché ci dà stimolo in più questi trofei e noi abbiamo bisogno di coraggio e forza, appunto. Quindi vincere questi premi è importante per noi. Però ringrazio i compagni che mi hanno permesso di vincerlo. La società, il mister, tutto. Io cerco sempre di fare il mio al campo e di crescere, di ascoltare il mister, cosa mi dicono, per crescere, quindi. Quindi andiamo con il per ordine. Con l'arrivo di D'Aversa, il rendimento della squadra è migliorato. Come te lo sei spiegato? O meglio, come ce lo spiegano? L'hanno visto tutti, quindi non c'è parola da dire. In questo momento stiamo facendo bene perché è arrivato un nuovo mister, ha cambiato tante cose, la mentalità, la grinta, tutto, quindi stiamo facendo bene, dobbiamo solo continuare a fare come stiamo facendo. Anche il tuo rendimento è migliorato, quanto è inciso sul progresso che ha fatto il Parma con la tua presenza in campo. Io cerco sempre di dare il massimo, ascoltare il mister. È l'obbligo, ho l'obbligo di dare il massimo e di fare bene il campo. Ma sinceramente, il Baraglio attuale dov'era a ottobre o meglio in autunno? Il Baraglio attuale è sempre lo stesso, solo che a ottobre giocavo più dietro e quest'anno, in questo momento sto giocando più avanti. Per chiudere, scommetteresti sulla vittoria del Parma? Per quello del campionato? È certo. Insomma, se non ci credono loro, Giancarlo.